Oggi viene attivato uno servizio importante per la città di Fondi e per tutto il comprensorio che consentirà ai cittadini di rivolgersi a questo sportello del consumatore per sottoporre allo sportello richieste di informazioni in merito ai servizi erogati dalla pubblica amministrazione. Crediamo che sia un'iniziativa importante, voluta fortemente dal Presidente Cusani, che tra l'altro ha voluto dedicare un assessorato specifico alla tutela del consumatore affidato alla guida dell'assessore Silvio D'Arco e che ci ha visto poi aderire ad una convenzione che la provincia ha sottoscritto con alcune associazioni che vedono nel caso di Fondi affidare lo sportello alla gestione della Conf Consumatori. Per 4 giorni alla settimana al piano terra del Comune di Fondi sarà operativo uno sportello che vedrà la presenza di 2 avvocati che gratuitamente potranno spiegare ai cittadini qualsiasi tipo di informazione in merito ad una bolletta poco chiara, ad un contratto che devono sottoscrivere e in modo particolare a quelli che sono i servizi che la pubblica amministrazione eroga. Questa è un'iniziativa che si integra ancora di più con Operazione Trasparenza che il Comune di Fondi ha voluto fin dal mio insediamento mettere in campo e che vede nello sportello al consumatore un ulteriore tassello proprio perché il cittadino possa saper interagire in maniera paritaria con la pubblica amministrazione. Un punto di riferimento che può servire ad indirizzare in questo marasma di norme, contratti, vincoli e cavilli su come intraprendere una strada per svincolarsi da un contratto, piuttosto come fare per iniziare un'attività specifica con una società di telefonia piuttosto che per altre attività di questo senso. È un servizio importante per il cittadino, è un servizio importante per la città di Fondi. Abbiamo voluto scegliere Fondi come abbiamo scelto altre 9 località. Di conseguenza, insomma, oggi noi siamo soddisfatti delle cose che abbiamo messo in campo.